ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Come potete leggere dal titolo qua sotto, come già avevo annunciato martedì scorso, eccoci qua per fare la seconda parte dell'Ask Spicci che ho fatto in quest'ultimo periodo. Come ben sapete, la prima parte è uscita martedì scorso, vi lascio il video qua a fianco a me nelle schede. E altro annuncio, vi ricordo che c'è sempre il giveaway in attivo, quindi se ancora non sapete di cosa sto parlando, trovate sempre il video qua nelle schede. Avevo deciso di dividere il video dell'Ask Spicci in due parti, in quanto stava venendo particolarmente lungo e quindi piuttosto sostanzioso in fatto di contenuti di domande. Ecco perché oggi ci troviamo qua per fare la seconda parte con le ultime domande rimaste, che sono innanzitutto le domande che mi sono state fatte su Instagram, più una domanda che mi è stata fatta su YouTube sotto un video che non è quello dell'Ask Spicci ma bensì quello della Booktubathon. Il problema qual è? È che la domanda che mi è stata fatta sotto al video della Booktubathon risulta essere anche uno dei video che mi sono stati richiesti di fare qua sul canale sotto il video del giveaway. Quindi ora come ora a questa domanda io darò una risposta molto secca, molto veloce, e poi ne farò un video molto più ampliato con molti più libri, molti più argomenti e molte più motivazioni del perché, ecco, vi presenterò i titoli o gli autori citati. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere, magari partiamo subito, così questa seconda parte non viene di 20 e passa minuti come l'altra. La domanda che vi ho appena accennato me la fa Howard Mencken 91 e mi dice: ciao, volevo chiederti quale libro suggeriresti come approccio alla letteratura giapponese. Al momento ho letto solo Norwegian Wood di Murakami. Allora, questa, come ho detto, è una domanda che innanzitutto mi viene fatta molto spesso, ma che è stata richiesta come video in generale da uno di voi sotto il video del giveaway, quindi intendo farci ovviamente un video. Come ben sapete, io amo la letteratura giapponese, l'ho studiato all'università, qua dietro c'è un'intera libreria piena, a parte di altre cose che devo leggere, ma principalmente è una libreria dedita solo alla letteratura giapponese, che parte dalla sua classicità fino ad arrivare alla contemporaneità, passando per vari autori diversi, varie correnti letterarie diverse, vari periodi letterari diversi, eccetera eccetera. Rispondendo velocemente alla domanda, per poi rispondere ancora di più nel video che farò, diciamo che io do una risposta in base a due casi diversi. Il primo caso è quello del chi veramente non ha mai letto nulla di autori giapponesi, e non intendo anche Ishiguro. Come sappiamo, Ishiguro è letteratura inglese, non letteratura giapponese, chiusa parentesi. Per chi non si è veramente mai in nessun modo approcciato alla letteratura giapponese, sicuramente Banana Yoshimoto è l'autrice più adatta per entrare all'interno di questo mondo veramente vasto, ma di cui veramente in pochi conoscono la sua reale vastità. La Yoshimoto è un'autrice molto semplice, che si rifà molto comunque alla letteratura contemporanea anche occidentale, nonostante comunque al suo interno presenti tantissime tematiche, tantissimi anche modi di scrivere e situazioni che ricalcano quella che è la letteratura giapponese. Però fa parte di quel genere di letteratura contemporanea che ha avuto l'influenza occidentale dopo, diciamo, l'invasione americana all'interno del Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da quel momento quello che era il vero e proprio Giappone si è andato un po' a perdere nei meandri dell'occidentalità, cosa che già era successa anche nel periodo di epoca moderna, ma in maniera molto più a carattere stilistico come arte più che resto. Comunque questa cosa già si vedeva anche all'interno della letteratura, che nonostante tutto però allo stesso tempo risultava ancora molto più letteratura giapponese pura, e soprattutto, cosa bella, metteva a confronto questi due mondi comunque sia molto diversi fra loro. Ora come ora questo confronto, quella che la si può definire letteratura giapponese pura, non esiste relativamente più o quasi, però se si vuole approcciare a questi autori comunque molto diversi da quello che si legge nel resto del mondo, secondo me Banana Yoshimoto è l'autrice più adatta, anche più di Murakami, ma non è perché io ho un astio verso quell'autore, sia chiaro, diciamo che si equivalgono molto, però io consiglio molto di più Banana Yoshimoto, e soprattutto a partire da quelli che sono i suoi primi romanzi, quelli quali per esempio Kitchen, che è stato proprio il suo primo, oppure Tsugumi, H.H., Presagio Triste, Amrita, Lucertola, Sonno Profondo, per poi andare a entrare dentro quelli un po' più attuali. Anche secondo me Il Lago può
essere adatto per iniziare, perché fa anche un po' parte, come tematica e tutto, molto, diciamo, molto simile a quelli che sono i suoi primi romanzi, quindi anche quello può andare bene. Per quanto riguarda invece quelli che già hanno avuto un approccio verso la letteratura giapponese tramite, come per esempio in questo caso con Haruki Murakami o con Banana Yoshimoto, consiglio altri autori, sì contemporanei, ma anche qualcosa di molto più moderno, che mostra effettivamente già di più quella che è la reale letteratura giapponese. In questo caso sicuramente consiglio, per quanto riguarda autori barra autrici contemporanee, Natsuo Kirino. Natsuo Kirino è un'autrice che io amo follemente, e in particolare consiglio di partire con libri quali per esempio Morbide Guance, che è un libro veramente molto... Che dà molta sofferenza all'interno del proprio animo, anche se in realtà ho iniziato con Una storia crudele, che è stato un bel libro, anche quello molto intenso come contenuti e come sensazioni che fa provare, ma non tanto quanto Morbide Guance. Ho ancora in lettura da alcuni anni perché l'ho messo un attimo da parte, ma lo voglio riprendere a breve, Grotesque, anche quello secondo me è un gran bel libro, ma per il momento, tra quelli che ho letto, Morbide Guance secondo me può essere il libro adatto per iniziare, anche prima delle Quattro Casalinghe di Tokyo, che è la sua opera più famosa, più conosciuta, proprio perché io sono dell'idea che per conoscere un autore o autrice non bisogna partire subito dai suoi mattoni, ma da libri un po' più piccoli. Quindi Morbide Guance è il libro che io consiglio. Altra autrice che io consiglio è Kanae Minato col suo Confessions, di cui è stato fatto anche un film davvero ben fatto e che a me piace moltissimo, e quindi vi consiglio anche la visione di quel film. Comunque, dei libri che vi sto citando, io in realtà ne ho parlato sul canale, quindi qua sotto nella descrizione del video vi lascio i vari video o articolo su blog per quanto riguarda per esempio Una storia crudele, in cui ne ho accennato qualcosa e ne ho parlato, così se volete avere qualche idea in più magari riguardante la trama, anche se alcuni di questi video sono un po' i primi che ho fatto, quindi siete molto clementi. Altra autrice di letteratura contemporanea che vi consiglio calorosamente, per anche in questo caso i temi che tratta e anche la storia di per sé del libro che ho letto, in realtà in casa mia ho due suoi libri ma ne ho letto per ora solo uno, è Taguchi Rendi con Antenna. Antenna è stato un libro che mi ha fortemente segnata nell'anima, alla fine sto parlando tanto di queste cose, quindi ma le ripeterò anche poi nel video in maniera anche molto più approfondita, quindi sicuramente anche questa autrice, e perché no anche Keigo Higashino, che è un autore uomo di cui io ho letto due libri, che sono La seconda vita di Naoko e Il segreto del lago, di cui La seconda vita di Naoko è il libro che mi ha fatto veramente tanto amare questo autore, che purtroppo so essere fuori catalogo, però su siti come Libraccio, comprovendita libri a volte si trovano, quindi anche questo autore perché ha un metodo di scrittura davvero molto particolare e coinvolgente. Andando invece indietro nel tempo, in questo caso mi rivolgo sempre a quelli che già hanno avuto un approccio con la letteratura giapponese, consiglio autori già più datati, quali per esempio Kawabata Yasunari, che come sapete io amo la follia, anche se è un autore non proprio semplice da, diciamo, affrontare, secondo me è un libro adatto per conoscerlo, può essere La casa delle belle addormentate, che ha approcciato a me a questo autore. È un libro comunque molto onirico, che comunque, un po' come accadde anche con Lago, nasconde molto altro dietro le parole dell'autore all'interno del libro stesso, e non bisogna soffermarsi sulle apparenze di questo libro. Ciao Elise! Altro autore che io amo alla follia, quindi andiamo ancora un po' più indietro nel tempo, è Tanizaki, Junichiro Tanizaki. Anche questo è un autore per di più molto più datato, di epoca moderna, che ricalca un po' quello che vi dicevo prima del confronto fra l'Occidente e l'Oriente, proprio indietro nel tempo, parliamo anche di anni 20, e proprio qua vedi alla perfezione quanto l'entrare in maniera prepotente dell'Occidente in Giappone ha anche un po' cambiato lo stile di vita e il pensiero giapponese di quegli anni, e Tanizaki è l'autore più adatto per entrare dentro questo mondo particolare che si sente davvero tantissimo anche all'interno della letteratura. Io con lui sono partita leggendo Storia di Tomoe Matsunaga, che questa cosa si vede veramente tanto, e secondo me è un ottimo libro per potersi approcciare a questo autore, ma anche secondo me che L'amore di uno sciocco può essere un ottimo modo per conoscere e all'interno per bene questo modo che aveva questo autore di scrivere, di presentarci queste due realtà comunque molto diverse fra di loro. Ma andiamo ancora più indietro nel tempo, per esempio con Edogawa Rampo, di cui vi consiglio assolutamente La belva nell'ombra, che è un libro giallo veramente molto avvincente e si rifà veramente tanto alla figura di Edgar Allan Poe, solo dal nome, dallo pseudonimo che ha scelto si può benissimo capire. Ma anche un altro autore, Okamoto Kido, che ha preso come spunto la figura di Sherlock Holmes per creare il suo Detective Franchise, quindi anche i due libri
che compongono la serie di Detective Ancici, vi consiglio, per comunque andare un po' più indietro nel tempo e rimanere comunque già sulla letteratura un po' più classica, un po' più reale giapponese. E se invece vogliamo andare un po' più indietro, si parla di letteratura classica giapponese, ma di questa ve ne sto parlando nella vera e propria rubrica della storia della letteratura giapponese, che vi annuncio riprenderà comunque a breve ad uscire. Tutto questo, ecco, spero di aver risposto nel migliore dei modi e di averti dato nuovi spunti di lettura. Comunque aspettatevi un video di questo genere molto più approfondito di semplici 12 minuti, che non sono proprio semplici, in cui vi ho accennato titoli e autori che vi consiglio comunque per approcciarsi a determinati generi letterari di letteratura giapponese. Passando poi ad alcune domande che mi sono state fatte su Facebook, una me la fa Sofia Reggini, che dice: Axpicci, quale manga serie TV hai amato la follia nell'ultimo periodo? Allora, serie TV che ho amato la follia nell'ultimo periodo sono due: una è Good Morning Call, il J-drama di cui già vi ho parlato, e l'altra non può essere nient'altro che Stranger Things, di cui vi parlerò poi nel prossimo video riguardante le serie TV, perché veramente io l'ho amata dai primi 10 secondi. Mi è bastato solo sentire un po' un sottofondo di soundtrack di questa serie TV per iniziare ad amarla la follia. Me la sono fatta fuori praticamente in un giorno solo. Per quanto riguarda invece la serie manga di quest'ultimo periodo, dico Lovely Complex, non perché è finito, anche per quello, ma perché veramente è stata la serie che in quest'ultimo periodo è riuscita a trasportarmi, a farmi sorridere, a farmi ridere, a farmi veramente entrare in sintonia con i personaggi, perché voi conoscete il mio amore spropositato per Lovely Complex, quindi direi che sì, è assolutamente questa la mia serie del periodo. Però anche Kamisama Kiss non è stata tanto da meno, eh. Hot Wars, lo hai visto? No, non l'ho visto, non leggo neanche il manga, però è una di quelle serie anime che prima o poi recupererò. Al momento non sto guardando neanche un po' di anime, tranne in questo caso facendomi un rewatch di Lovely Complex, era necessario, e guardarmi Aslan Senki. Per esempio ho recuperato le ultime 4 puntate di Orange, ancora devo vederle, però diciamo che è un periodo in cui non ho tanta voglia di guardare anime, preferisco guardare serie TV, anzi vi dirò, preferisco leggere in questo periodo, perché sono 2-3 giorni che veramente leggo in continuazione, cosa che comunque per il resto dell'estate non ho fatto in maniera così tanto costante, perché il caldo mi fa in realtà passare la voglia di leggere. Preferisco leggere quando c'è più fresco, perché il mio cervello non deve fondersi ogni 2 secondi. Altra domanda me la fa Aurora Borsci, mi dice: Aspicci, qual è il manga dell'ultimo periodo di cui stai aspettando il seguito più degli altri? Un bacio, Lovely Complex, perché a settembre uscirà Lovely Complex 2 e non vedo l'ora di leggerlo. Nonostante sarà solo un volume unico, almeno è un qualcosa che mi dice che Lovely Complex, nonostante sia finito, ancora non è finito, quindi sì, Lovely Complex per Lovely Complex 2. Alain Pilati poi mi fa l'ultima domanda sotto la foto che avevo messo su Facebook e dice: che manga consiglia chi vuole avvicinarsi a questo fantastico mondo? Ho fatto per il momento 2 video riguardanti della categoria che manga mi consigli, in cui consiglio determinati titoli che secondo me sono adatti per avvicinarsi a questo mondo. Te li linko tutti e 2 qua nelle schede. Comunque sia, sicuramente un consiglio appassionato da una che legge manga ormai da quasi 12 anni è: buttati su serie comunque brevi, non partire subito con serie lunghe, però che hanno una certa fama e magari sono titoli anche un po' più datati. Per esempio può essere un giocattolo dei bambini, Kodomo no Omocha, quindi Rossana, può essere un tipico Sailor Moon, può essere Georgie, può essere, anche se è molto molto lungo, Dragon Ball, che comunque è un titolo classico piuttosto famoso e adatto. Per quanto riguarda serie seinen, sicuramente se ti piace lo spazio ti consiglio Planetes, oppure se ti piacciono storie un po' più complicate, un po' più, ecco, particolari, sicuramente After School Charisma. Però al momento siamo ancora fermi al numero 7, la GP non ci dice nulla, GP da more. Oppure titoli, ecco, intanto sto guardando, sempre un po' più lunghi, ma che fanno comunque la parte della storia dei manga e sono titoli piuttosto importanti all'interno di questo mondo, sicuramente sono Full Metal Alchemist o qualcosa di Rumiko Takahashi. In questo caso però parti dai suoi volumi unici autoconclusivi, che racchiudono raccolte di racconti, che secondo me per iniziare potrebbe essere il modo migliore per conoscerla. Io ho iniziato a conoscere tramite i vari anime delle sue serie più famose, quali Ranma, Inuyasha, e al momento, a parte la Mu e il volume unico di racconti autoconclusivi che uscirà a settembre, non mi manca nient'altro, perché io non posso non amare quell'autrice. Ho tutto di suo, e per il resto ho letto tutto di suo, tranne appunto
appunto i due titoli che ti ho citato. Quindi direi che questi sono i consigli, ecco, principali che io do a chi deve, a chi vuole comunque approcciarsi a questo mondo. Serie brevi e magari un po' più datate, perché secondo me sono le migliori, in quanto ora come ora sono tante accozzaglie di tante cose viste e straviste. Poi ovviamente ci sono le eccezioni, quali per esempio Lovely Complex, Alice Academy e altri titoli. Le ultime tre domande che andiamo ad affrontare oggi, e quindi anche le ultime domande che chiudono questo Q&A estivo, mi sono state fatte su Instagram. La prima me la fa Between the Lines YT, direi sta per YouTube. Com'è nata la tua passione per la lettura? Penso di portarmela dietro da sempre. Io sono cresciuta con libri in mano, quelli inizialmente, quelli piccolini che vendevano in edicola, poi sono passati a quelli con le audiocassette della Disney, più i libri di fiabe che mi leggeva mia madre. Io sono cresciuta con libri. Poi nel momento in cui ho iniziato a leggere prima quelli del Battello Vapore, i libri per bambini, il giornalino, quindi lì è nato il mio amore per il fumetto, che è nato tramite i comics a puntate dentro il giornalino, non tramite manga come tanti pensano. Quindi veramente è una passione che mi porto dietro da tutta la vita, e dirti esattamente il momento in cui è nata mi risulta un po' difficile. Poi, qual è il primo libro che hai letto e qual è l'ultimo? Il primo libro che ho letto, se intendi il primo libro che ho letto io da sola, è stato Il Fantasma del Castello, che ce l'ho anche di là in mezzo ai miei libri per l'infanzia, però non sto andando a cercare, ed è un libro del Battello a Vapore serie bianca, quindi proprio quella per i bimbi che hanno appena imparato a leggere, di questo fantasma che vive da solo all'interno di questo castello e che in un modo o nell'altro cerca di schifare la noia in qualche modo, e penso di averlo letto anche quello non so quante volte, come è successo poi anche con Ingo e Drago, che è stato, ecco, il primo libro di un livello più elevato che ho letto in tutta la mia vita. Per quanto riguarda invece l'ultimo libro che ho letto, è uscita giusto ieri la recensione di Shatter Me Tyre Mafi, che è l'ultimo libro che ho terminato in quest'ultimo periodo. Te la lascio comunque qua nelle schede o sotto, dipende quanto spazio c'è ancora nelle schede. Ti piace viaggiare? Sì, mi piace viaggiare, ho visitato qualche città, però ecco, vorrei innanzitutto avere i soldi per poterlo fare, e diciamo che ora come ora lo farei volentieri, ma sono diventata un po' più titubante per i miei problemi di salute, perché ho veramente il terrore che mi si possa svegliare la rettocolite dovunque io possa essere, e lì avrei veramente il terrore di rischiare di non riuscire a trovare nessuno che possa aiutarmi, eccetera eccetera. Però sì, mi piacerebbe davvero tanto viaggiare. Il posto più bello che hai visitato? Fra tutti quelli che ho visto sicuramente è stata Barcellona. Io amo Barcellona, ci tornerei anche subito se potessi. Scusa la carrellata di domande, un bacio, ma ti pare? Un bacione grandissimo a te. Altra domanda me le fa Silvi Carpena. Ricordi delle superiori? Devo rispondere per forza? Non è stato un bel periodo per me quello delle superiori, o anche quello delle medie, anche quello... non è stato proprio un bel periodo quello per me della scuola, dell'obbligo, in particolare delle superiori, quindi se posso evito di entrare nei dettagli, diciamo che non le ho vissute per niente bene. Che lavoro vorresti fare? Ho già risposto a questa domanda nella prima parte dell'Ask Speech e te la lascio ovviamente qua fianco a me nelle schede. Comunque qualcosa che riguarda il canale, i libri, mi piacerebbe molto. Inizialmente volevo diventare astronauta quando ero più piccola, poi traduttrice, ma per quello serve la laurea e come sapete ho dovuto abbandonare l'università, quindi qualcosa che rimandi un po' al marketing online, che riguardi anche un po' magari il canale, i libri, quello che faccio, il che non mi dispiacerebbe per nulla. Andresti mai in Giappone? Se potessi partirei anche subito. Come ti immagini fra 10 anni? È difficile da dire, sinceramente non saprei veramente come immaginarmi fra 10 anni, tranne per una cosa: forse sarò ancora qua a parlarvi di libri e fumetti. Quello credo che non cambierà, a meno che non capiti qualcosa di relativamente davvero molto tragico o sconvolgente nella mia vita. Grazie mille per le domande, cara. Le ultime domande me le fa Mario Usai. Come hai capito effettivamente di essere una fangirl e non una semplice lettrice? Sinceramente non ne ho idea, anche perché penso che essere lettrici o lettori in qualche modo istighi, faccia partire il fangirl che è in te, perché alla fine ti affezioni tanto a una determinata cosa e non puoi più farne a meno e parlarne con chi ama come te questa cosa. Quindi penso che essere lettrici nella maggior parte dei casi, o comunque a un 50-50, implichi essere già di suo anche un determinato fangirl di quella cosa. Non deve essere per forza una saga o qualsiasi cosa, ma in generale proprio. Ti piacerebbe fare cosplay? Già ho risposto a questa domanda la volta scorsa e sì, mi piace, però io non so cucire, quindi dovrei farmi fare i vestiti e costa farseli fare. E sì, ho fatto 2 cosplay, già che lo dico, e vi lascio comunque qua, come sapete, il video della Speech della scorsa settimana in cui faccio vedere anche
i due cosplay che ho fatto in maniera molto imbarazzante. Cosa ne pensi di quelle brutte persone che sia lettori che non si lamentano di noi fanboy e fangirl perché siamo fissati con i nostri fandom e odiano quando gli viene chiesto chi shippano tra X e Y? Io non mi esprimo perché altrimenti mi partono gli insulti, fandomiani, dico semplicemente che li manderei agli Hunger Games. Bye, bye a te, un bacione. Cosa penso di queste determinate persone che dovrebbero imparare a rispettare le opinioni di tutti gli altri e ecco, non interferire con le idee degli altri perché ognuno è libero di amare, pensare quello che preferisce. E dovrebbe essere così per tutti, però purtroppo alcuni non accettano questa cosa e devono per forza imporre le proprie idee sugli altri, come però hanno perso già in partenza. Bene, in generale le domande sono finite, è venuto anche questa volta un video lunghissimo, io speravo fosse più corto, però vabbè, dettagli. E grazie a tutti voi che mi avete fatto le domande, che avete visto anche questa seconda parte di Ask Speechy. Più avanti ne farò un altro, magari non lo so se farlo direttamente in inverno o tenerne due all'anno, quindi uno in estate e in inverno, o farne uno un po' prima. Deciderò poi andando avanti. Comunque vi ricordo che sicuramente ce ne sarà un altro verso gennaio. Di solito la cosa è luglio, agosto e gennaio. Poi vediamo, ci organizziamo. Nel caso se mi viene la voglia di fare un altro, lo facciamo anche prima. Nel caso comunque abbiate altre curiosità e altre domande, lasciatemele pure qua sotto che le salvo, le tengo contate. Comunque sia per il prossimo Ask Speechy che faremo quando sarà. Vi rimando comunque a giovedì con un nuovo video che sarà il vlog di venerdì, che avevo anche annunciato, vi avevo anticipato nel book haul che è uscito sabato. Io vi rimando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!